narrare la storia come uno scenario nel quale i diritti dei deboli sono costantemente minacciati e difesi, in cui solo poche voci, coraggiose e tenaci, sono capaci di scuotere il silenzio omertoso imposto dai prepotenti. C'è bisogno dei profeti perché la voce vera, possa risuonare nel mondo dell'ingiustizia. Ma queste voci, lo constatiamo ripetutamente, queste voci che chiedono giustizia non provengono da un medesimo ceppo culturale, né da una precisa categoria sociale, né da una nazione piuttosto che da un'altra. I profeti quindi non sono facilmente individuabili, anche perché molti di loro non si attribuiscono in maniera esplicita il carisma della speciale autorevolezza sacrale. Non basta ritenere che là dove si manifestano dissensi, contestazioni, provocazioni, là dove si combattono battaglie di minoranza, vi sia immediatamente e immancabilmente il carisma della profezia. Anche all'interno della comunità ecclesiale, della Chiesa Cattolica, va rilevato uno scarso interesse per il fenomeno attuale del carisma profetico. L'importanza quasi dominante data all'impostazione dottrinale ha reso, per così dire, superflua, in certi casi dicono superata, in molti altri inopportuna, la stessa coraggiosa testimonianza profetica. Ciò quindi che stiamo facendo emergere è una sorta di paradosso, che consiste nel fatto che la testimonianza più alta e più decisiva per la giustizia sia sottovalutata, o per ragioni di interesse, o per motivi di arrogante autoreferenzialità, non c'ho bisogno di nessuno, so già tutto, oppure di ingenua superiorità, o, infine, di una intrinseca difficoltà a individuare quali siano le voci da ascoltare, quelle a cui prestare assenso. Per questo che è necessario ricorrere ai profeti biblici, a coloro che con certezza sono stati riconosciuti dalla tradizione come portatori di una parola alta, una parola ispirata, si dice, una parola ispirata e ispirante. La familiarità con loro non solo consente di affinare i criteri di discernimento, attraverso la lettura dei profeti biblici impariamo a riconoscere i veri profeti, ma anche la lettura del profeta biblico trasforma le persone e fa sì che ogni discepolo del profeta sappia assumere lui stesso, con la dovuta franchezza, il compito di difensore e promotore della giustizia. Qualcuno potrebbe contestare questa impostazione che sembra troppo di casa, troppo religiosa, troppo legata a una tradizione particolare. Ci sono alcuni che pensano che nella modernità, sotto l'impulso di menti illuminate, di uomini coraggiosi, si sono ormai formulate le regole fondamentali della civile convivenza. Sappiamo quali sono i diritti dell'uomo, che sono le leggi costituzionali dei vari paesi, per cui sembra non più indispensabile un carisma di ordine particolare, spirituale, come quello dei profeti. Mi sembra tuttavia che sia necessaria la voce profetica, perché solo i profeti vedono cose che sfuggono agli occhi di più. E questa è la loro peculiare caratteristica. I profeti vedono,
E cosa vedono? Vedono delle cose che sono nascoste, ma che sono essenziali per la vita di tutti. È di questo che dobbiamo oggi parlare e di questo che dobbiamo essere aiutati a scoprire l'importanza. Il mio intervento si porterà su due punti, che costituiscono, a mio avviso, il dono della tradizione profetica fatto a tutti noi. Il primo punto è lo svelamento dell'ingiustizia nascosta. E il secondo punto sarà la rivelazione della giustizia di Dio. La rivelazione dell'ingiustizia umana e rivelazione della giustizia di Dio. Cominciamo dal primo punto. Ogni profeta, pur collocato a fianco di tanti personaggi importanti della storia con i quali condivide opinioni, preoccupazioni e anche speranze, ogni profeta si presenta nella società con una pretesa di verità e una autorevolezza unica. Egli ritiene venire a lui dal rapporto diretto con Dio. Il profeta non comunica opinioni, tradizioni ben ponderate, teorie frutto della speculazione umana, ma il profeta fa partecipi i suoi uditori di ciò che gli è stato rivelato dal Signore. Fu a me la parola del Signore. Il Signore mi fece vedere questo e questo. Il Signore mi ha inviato per dire. Queste sono alcune delle formule ricorrenti nella letteratura profetica che pretendono una origine sovrumana del parlare profetico e quindi prospettano una visione delle cose non riconducibile ad una semplice dottrina religiosa o una dottrina di carattere morale. La missione profetica non è dispiegata in un insegnamento tradizionale. Il profeta è chiamato a influire nella storia, a cambiare i suoi processi, perché è portatore di una parola efficace che incide sulle coscienze per trasformare la società. Vuol dire che la società non è buona, che lui vede qualche cosa che va assolutamente cambiato. La profezia scritta inizia con il testo programmatico di Isaia 1, Isaia, il primo capitolo di Isaia. Il profeta si rivolge a gente peccatrice, a coloro che sono chiamati razza di scellerati, figli corrotti. Ciò mostra che la parola del profeta assume come specifico terreno di azione un caso difficile, perché assume l'idea che la comunità di persone a cui lui si rivolge necessitano una totale conversione, non una svolta graduale verso il meglio, ma un cambiamento radicale di vita. Ora, questa prospettiva deve sorprenderci. Non dobbiamo infatti immaginarci che in Israele, al tempo di Isaia, ci fosse una degradazione di costumi generalizzata, prodotta da anarchia e totale indisciplina. C'erano delle leggi ben codificate, c'erano organi deputati a farle osservare, esistevano pratiche religiose e ufficiali competenti per spiegarne il senso e per regolare la correttezza di questi rituali. In breve, chi avesse frequentato i contemporanei di Isaia non avrebbe riscontrato una sostanziale differenza rispetto al modo di vivere contemporaneo.
se non forse con la variante che oggi le libertà individuali sembrano più trasgressive. Allora, come si deve capire la profezia? Questo flusso di parole sdegnate e infuocate, che dalle prime pagine della letteratura profetica fino alla fine della profezia si caricano di invettive sempre più impressionanti. All'inizio del movimento profetico noi abbiamo la figura di Osea, uno dei primi profeti di Israele. E cosa scrive del suo tempo? Dice così, capitolo 4. Non c'è sincerità, né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga. Si versa sangue su sangue. Ora, questa espressione del primo profeta poi si ritrovano nella profezia. Geremia, qualche secolo dopo, diceva che a Gerusalemme non esisteva neppure un giusto, uno che cercasse sinceramente la giustizia. E diceva che i suoi erano gente che andava al Tempio, ma per continuare a rubare, uccidere, commettere adulterio e così via. E questo fino a Malachia, che accusa gli incantatori, gli adulteri, gli spergiuri, chi froda il salario all'operaio, chi opprime la vedova e l'orfano, chi fa torto al forestiero. Non c'erano le leggi? Non c'era chi le insegnava? Non c'erano i giudici? No, tutto questo esisteva. Eppure l'ingiustizia, secondo i profeti, è dilagata. Non bastano le leggi, non bastano gli organi istituzionali per il ristabilimento della giustizia. Vogliono delle voci che toccano le coscienze. Perché? Perché solo il profeta, e questo è il punto fondamentale che vogliamo trattare in questo primo aspetto, solo i profeti vedono che l'ingiustizia è nascosta. I profeti vedono questa ingiustizia occultata, vedono il male dietro la cortina della legalità, del perbenismo, della fedeltà alle tradizioni e alla pratica religiosa, della difesa del benessere e del progresso. Perché il crimine, di natura sua, è perpetrato di nascosto. Perché quando è palese suscita l'immediata riprovazione di tutti. Per questa ragione che chi opera il male cancella le prove del suo misfatto. Dice infatti uno dei più acuti proverbi della tradizione biblica. Questa è la condotta della donna adultera. Mangia, si asciuga la bocca e dice: non ho fatto niente di male. L'adulterio, che è il simbolo di ogni tradimento, suppone per natura sua un procedere dissimulato. Ma il detto sapienziale sottolinea il processo di denegazione degli atti. Si asciuga la bocca, come se non fossero avvenuti. E conclude con l'affermazione: non ho fatto niente di male, che suona come una totale autogiustificazione del proprio operato, come se chi opera il male lo cancellasse non solo dai file, ma dalla sua memoria. Questo sistema vale per tutti i crimini. Chi ruba lo fa di nascosto, chi uccide nasconde il cadavere. Chi pratica l'idolatria, dice Ezechiele, lo fa nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo, dicendo: il Signore non ci vede. E il processo di occultamento del crimine, proprio di ogni delinquente, e soprattutto di ogni associazione per delinquere, risulta ancora più efficace quando è mascherato da dichiarazioni, da azioni che si presentano come la promozione stessa
della giustizia e del bene. A proposito, forse un paio di esempi per capire di che cosa stiamo parlando. Parliamo di Davide, grande re di Israele. Il re si invadisce di Betsabea, una donna sposata, e non si fa scrupolo di mandarla a prendere, come dice il testo biblico. E poiché la donna resta incinta, il re è costretto a cercare di cancellare le tracce dell'adulterio con procedimenti ingannevoli. E quindi fa tornare dalla guerra il marito di Betsabea e finge di ricompensare questo leale servitore del re invitandolo a godere delle vivande regali e delle gioie di età nuziale. Vuol fare un favore a Uria, il marito di Betsabea. E quando il suo meschino tentativo fallisce, proprio perché Uria è un uomo della condotta integerna, Davide è costretto, malgrado tutto, a ucciderlo. Ucciderlo a tradimento, dando ordine al suo generale, Joab, di lasciarlo solo in balia dei nemici durante un finto attacco. Poi il racconto dice che la responsabilità dell'omicidio è poi sottilmente mascherata dalla pubblica reazione del re che, ascoltando la notizia della maldestra strategia bellica che lui stesso aveva ordinato, che aveva portato alla morte di Uria, ebbene il re si indigna pubblicamente contro il generale Joab per avere messo a repentaglio la vita di un suo prode. E tutta la ignobile vicenda si conclude con un bel matrimonio. Il matrimonio di Davide con Betsabea, una perfetta sistemazione legale della scena d'amore, quale definitiva copertura di una torbida sequenza di crimini. Molto simile è anche il racconto di Acab, che desiderava la vigna del suo vicino Naboth. E anche lì il re, per impossessarsi della vigna, fa processare Nabo come un sovversivo contro che ha bestemmiato Dio e il re, e quindi utilizza lo strumento legale per l'omicidio e la protezione indebita. E proprio quando si verificano fatti di questo genere, che sono in un certo senso esemplari del modo con cui il criminale agisce, e proprio quando si verificano fatti di questo genere, che appare necessaria la figura del profeta, il solo che vede ciò che è stato abilmente camuffato. È necessario Natan, che vada a dire a Davide, tu sei l'uomo che ha ucciso. È necessario Elia, che cerchi il re Acab per dirgli, hai assassinato e ora usurpi. Questo è dunque il compito del profeta, andare al di là delle apparenze e svelare l'ingiustizia presente nella società proprio là dove si direbbe che i comportamenti sono normali, sono legali o addirittura lodevoli. Prendiamo in mano il libro di Amos. Il libro di Amos che è probabilmente la più antica attestazione storica della profezia biblica. Leggiamo il primo arco contro Israele e gli abitanti del regno di Samaria, del nord del paese. E dice Amos, così dice il Signore, per tre crimini di Israele e per quattro non revocherò il mio decreto, cioè una sentenza definitiva. Perché vendono per denaro l'innocente e il povero per un paio di sandali. Essi calpestano sulla polvere della terra la testa degli umili e sviano il cammino dei miseri. Su vestiti presi in pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino dei multati nella casa del loro Dio. Quali sono i delitti
che Amos denuncia e per i quali minaccia una punizione esemplare. In Israele, dice Amos, si vendono delle persone. E ciò appare a noi un crimine orrendo, almeno con la mentalità contemporanea, perché fino a non molto tempo fa la schiavitù era tollerata anche in nazioni civili e religiosamente evolute. Ma a che cosa fa riferimento il profeta? Vendono per denaro l'innocente. Va ricordato che la legge di Mosè prevede l'eventualità che un essere umano, un uomo o una donna, sia venduto come schiavo e comperato, quindi, per risarcire il creditore a cui questo debitore non ha potuto restituire il prestito ottenuto. La norma legale serve a proteggere la pratica del prestito, molto utile nella società, proprio a difesa dei poveri. Se non ci fosse nessuna sanzione, nessun risarcimento, in caso di insolvenza, la persona benestante troverebbe troppo rischioso il venire in aiuto del povero. E quindi, per essere risarcito, il ricco che ha prestato può usufruire del corpo stesso del fratello. Ora, il limite intrinseco della norma ha un suo punto di verità, il limite in cui può ancorarsi lo sfruttamento dell'uomo sta nell'interpretazione puramente legale del dispositivo di legge. Se non si tiene conto delle circostanze, se non si tiene conto della finalità del precetto, o se non si coglie lo spirito della legge, si rischia di rispettare il meccanismo economico e anche il meccanismo legale, senza che la norma sia mediazione di relazioni umane rispettose, cioè senza che la norma sia principio di giustizia. Quindi Amos non denuncia di per sé l'abuso della schiavitù perpetua, che secondo la legge non è legale. Nemmeno insinua che la vendita delle persone umane sia il frutto di operazioni truffaldine. Il profeta dice però che si vende un innocente. Quindi l'operazione avrà magari l'avallo della legalità giuridica, ma non può essere ritenuta un'azione giusta, perché punisce chi non è responsabile della sua condizione di insolvibilità. L'ingiustizia è poi aggravata dalla sproporzione tra la sanzione, che è la compravendita di esseri umani, e la motivazione per denaro, per un paio di sandali. Il non tenere conto delle circostanze attenuanti, l'esiguità della materia per la quale si esige il risarcimento, oppure il fatto che la persona si trova in condizioni di estrema necessità, non tenere conto di questo. Il fatto di non vedere la persona sofferente portano a una applicazione spietata della norma, condannabile proprio perché senza equità e senza mitezza non si obbedisce allo spirito della legge, non si fa giustizia. E profetiamo evoca proprio la spietatezza del procedere, quando denuncia il calpestare la testa degli uomini. E va oltre, affermando sviano il cammino dei miseri. Egli utilizza qui un'espressione di natura metaforica che significa lo stravolgimento delle procedure forensi che favoriscono quello che noi chiamiamo l'iter della giustizia. Lo strumento processuale, nella visione del nostro profeta, è stato pervertito. Perché? Perché si basa sul fatto che la legge prescrive l'assoluta imparzialità del giudizio e la legge precisa che nel processo non si deve far morire l'umile o il piccolo, bisogna essere assolutamente imparziali giudicando.
Ecco allora che il tribunale diventa l'organo con cui vengono conculcati gli elementari diritti della gente povera. Niente di illegale, direbbero i signori del tempo di Amos. Il profeta risponde, ma niente di giusto. Quando poi il nostro profeta parla dei vestiti presi in pegno e del bere il vino sequestrato come ammenda, allude ancora una volta dei dispositivi legali. L'istituto del pegno è regolato dalla legge e prevede che chi chiede un prestito fornisca al creditore un qualche oggetto significativo, giunga da parziale risarcimento e costituisca una sorta di impegno per la restituzione del credito. E anche delle ammende parlano i codici quando prevedono sanzioni pecuniarie per certi tipi di infrazione. Forse invece di ammenda si può dire anche che ci sono delle tasse da pagare. Quindi abbiamo dei procedimenti legali, ma l'ingiustizia denunciata da Amos consiste nel mostrare che si gode sfrontatamente di beni che appartengono agli altri, ci si sdraia sui vestiti degli altri, si beve il vino degli altri. E chi sono questi altri? Sono le classi sociali povere, hanno bisogno di prestiti, possono dare il vino sul loro vestito. Il cinismo, poi, di un tale comportamento è rafforzato dal fatto di celebrare con brindisi festivo il trionfo del sopruso. Il capitolo 4, Amos, parla delle mogli dei re di Samaria, il paragona delle vacche, che dicono, dopo essersi ben ingrassate, si rivolgono ai loro mariti dicendo «Porta qua e beviamo, beviamoci sopra». E cosa oscena, dice Amos, il celebrare tale obbrobrio avviene nel luogo sacro, presso gli altari, nella casa del loro Dio. Il culto, in questo caso, invece di suscitare rispetto e misericordia ai deboli, serve a consacrare una discriminazione offensiva e crudele. Ecco allora come si manifesta la potenza dello sguardo profetico riguardo ai comportamenti umani. Ciò non significa che ogni celebrazione festiva nasconda la violenza sui poveri, o che ogni procedimento legale sia al servizio dello sfruttamento dei più deboli. I profeti non parlano in generale, essi si rivolgono a persone specifiche in un determinato momento della storia. Per cui la verità del loro parlare è di interpretare correttamente l'agire degli uomini del loro tempo, svelando appunto il marcio occultato dietro la facciata del successo sociale. Che a distanza di secoli legge i profeti biblici con spirito profetico, assume in un certo senso la medesima penetrazione spirituale, per cui diventa capace di aprire le porte dei palazzi del potere e far apparire come all'interno vi siano, sono parole di Amos, disordini e violenze, rapine e soprusi, e denunciare quella insensata spensieratezza che esprime l'assoluta noncuranza per le sofferenze degli oppressi. Ci si può chiedere a questo punto perché si richieda il carisma profetico, cioè un dono speciale da parte di Dio per scoprire la conversione dell'ingiustizia. Sembrerebbe sufficiente un po' di umanità, una normale dose di sensibilità e di compassione, oltre ad una intelligenza onesta ed esigente. I profeti ci dicono che non è così. Perché il sistema dell'ingiustizia opera sui cuori, cioè sulle coscienze, offuscando il giudizio, alterando i sentimenti, facendo sì che si consideri bene ciò che è dannoso e si disprezzi ciò che è giusto. Questo terrificante processo di violenza
sulle anime avviene in molti modi. In primo luogo mediante la manipolazione del sistema legislativo, così che ciò che dovrebbe servire per evidenziare il crimine, la legge data per far conoscere il male, questo stesso sistema perda totalmente la sua efficacia. Vede ad esempio Isaia, capitolo 10. Guai a coloro che fanno decreti iniqui, che si affrettano a scrivere sentenze di oppressione per negare la giustizia ai miseri, per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove le loro prede e per defraudare gli orfani. L'atto giurisprudenziale, che in Israele poi serviva anche come norma di legge, diventa l'atto giurisprudenziale quel principio interpretativo per cui la legge è asservita a un sistema iniquo. Il sopruso diventa abitudine sociale, costume, regola di vivere. Geremia constatava che al suo tempo la Torah del Signore era stata ridotta a menzogna dalla penna menzognera degli scribi, coloro che la modificano. E già Amos, primo dei profeti, denunciava che cambiava il diritto in veleno e la giustizia in assenza, qualcosa di disgustoso, mostrando che il vero male della sua società consisteva appunto nel trovare amaro e ripugnante l'agire secondo giustizia. E lo stesso Isaia, al capitolo 5, descrive questo meccanismo in modo ancora più preciso, più severo, quando dice, al capitolo 5, versetto 20, guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Il profeta prende qui di mira proprio chi dispone degli strumenti, in particolare lo strumento giudiziario, che attraverso di esso fa cambiare mentalità alla gente, così da indurla ad assecondare il sistematico sfruttamento dei cittadini, specie degli sprovveduti. Un secondo dispositivo di copertura dell'ingiustizia nella società che influenza la capacità di giudizio è costituito dall'impianto religioso e specificatamente dall'apparato culturale. In questo caso, ciò che era stato dato a Israele per favorire la conversione e il ripristino della giustizia diventa copertura dell'iniquità e stravolgimento delle coscienze. Prendiamo Isaia, capitolo 1. Egli si rivolge a gente scellerata, chiamandoli popolo di Gomorra, e questi vengono al Tempio. Vengono al Tempio per i loro solenni rituali penitenziari. Ma il profeta, a nome di Dio, dice che Dio non apprezza queste sceneggiate che sostituiscono il doveroso atto di giustizia. Amos arrivava addirittura a dire che il Signore odia le feste religiose e le riunioni sacre, considerandole una occasione per incentivare il peccato. Ed è Geremia che spiega il meccanismo, perché paragona il santuario di Gerusalemme a una caverna dove trovano rifugio i briganti, i ladri, gli assassini, che ritenendo il luogo sacro, luogo di impunità, dicono siamo salvi. E allora il profeta dice menzogna tutto questo, perché voi vi presentate al Tempio dicendo siamo salvi, così da continuare a compiere i vostri abomini. I sacerdoti stessi sono, secondo la tradizione profetica, molte volte responsabili di un tale sdoppiamento della coscienza, perché si affidano esclusivamente ai riti esteriori senza incidere sulla trasformazione dei cuori, della mentalità e della prassi conforme a giustizia. E un terzo e ultimo sistema per occultare l'ingiustizia
e falsificare il discernimento consiste nel tacitare le voci profetiche, le voci libere e veraci che denunciano il male e fanno vedere questo male nella sua insopportabile veste di morte. Il potere malvagio si dispiega dunque come persecuzione e repressione dei profeti. Lo faceva notare già Amos, quindi il primo dei profeti. Subito avere mostrato il suo primo oracolo, quello che abbiamo letto, la perversione dei crimini di Israele, concludeva dicendo questa sua requisitoria, dicendo, dalla voce a Dio che parla, Dio dice, ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli, per ammonirli. Ho fatto sorgere nazirei, cioè uomini consacrati, tra i vostri giovani. Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei, li avete ubriacati, perché non capiscono niente, e ai profeti avete ordinato non profetare. Il profeta Amos, secondo la sua stessa testimonianza, viene espulso dal territorio di Samaria, perché le sue parole danno fastidio alla gente, danno fastidio al sacerdote. Vattene, veggente, gli dice il capo dei sacerdoti, ritirati in terra di Giuda, là mangerai il tuo pane, ma qui a Betel non puoi profetizzare, perché questo è il santuario del re e il tempio del regno. Questo stesso profeta denunciò il clima di intimidazione durante il suo tempo, contro i testimoni della verità, e induceva le persone ad assumere quello che si chiama la problematica prudenza di silenzio. Qualche secolo dopo avvenne la stessa cosa per Geremia, che venne appunto dai sacerdoti e poi dalla corte, limitato nella sua influenza profetica, fino ad essere condannato alla prigione e alla morte per fame. Non si tratta di episodi isolati. I profeti, in un certo senso, parlano proprio perché non c'è ascolto della verità. E il clima di ostilità, specie da parte di chi ha il potere e vuole mantenerlo in quella forma, questo clima di ostilità è enunciato programmaticamente fin dal manifestarsi della vocazione profetica e dell'invio in missione. C'è un modo ancora più sottile e perverso di tacitare la voce dei profeti, che non è quello di ucciderli, ma è quello di favorire il prosperare dei falsi profeti. È davvero efficace, infatti, la strategia di coloro che, pur sapendo di operare contro il bene comune, intendono garantirsi l'approvazione pubblica suscitando dei servili corteggiatori, dei propagandisti prezzolati, che danno l'impressione di essere dalla parte della verità a motivo del loro numero, che riscuotono magari un facile successo perché accondiscendono alle aspettative ingenue della gente, perché propalano un ingannevole ottimismo e celebrano facili e futili successi del governo. Una politica che persegue di fatto solo una gloria personale. Il regno dell'ingiustizia non può prescindere dunque dal creare una classe di professionisti della menzogna, che se non riescono a imporre alle masse una visione distorta delle cose, almeno ottengono di confondere le coscienze e di assoggettarle al dubbio e al qualunquismo. È di questo che i profeti biblici parlano costantemente, per denunciarne il gravissimo pericolo, perché è il luogo conflittuale più decisivo per l'affermarsi o meno della giustizia. Dalla parola, infatti, dalla parola vera e divina, solo da questa voce viene la speranza per il mondo. Adesso vorrei parlare del secondo punto, che secondo me è anche pure molto, molto importante. Il primo punto è una visione drammatica della storia, uno sguardo sulla corruzione, sulla perversione del mondo. Il secondo invece è la rivelazione della giustizia di Dio. Il quadro che abbiamo finora delineato
ci ha permesso di comprendere un po' meglio la funzione indispensabile del profeta nel ristabilimento della giustizia. Senza il suo occhio, reso penetrante dal dono di Dio, senza il suo coraggio nell'alzare la voce, non verrebbe svelata l'iniquità nascosta sotto il manto dell'ipocrisia e della menzogna istituzionalizzata. D'altra parte, il medesimo quadro, specie nelle ultime iscrizioni, ci fa percepire perché il compito profetico non raggiunga spesso o non raggiunga a sufficienza il suo obiettivo, quello di toccare i cuori riconducendoli al vero bene, perché ci sono tante voci che contrastano, perché la voce profetica è perseguitata, minacciata. Ma questo apparente insuccesso, che farebbe paradossalmente ritenere inutile la presenza dell'uomo di Dio nella società, va tuttavia rivisitato. Perché? Perché la parola del Signore non ritorna a Lui senza avere ottenuto l'effetto a cui Dio l'ha inviato. Questo ci ricorda Isaia capitolo 55. È quindi necessario approfondire la lettura dei profeti biblici per vedere che non è solo parola di uomini coraggiosi, ma è parola di Dio. E quindi esplorare ciò che Dio stesso dice come parola efficace nella storia per mezzo della bocca dei profeti. Perché questa parola attua la giustizia in un mondo dove gli uomini soffocano, come dice San Paolo, soffocano la verità nell'ingiustizia. Vedere Dio all'opera, anche questo è possibile solo se si legge il profeta, solo se si ascolta ciò che egli con vista penetrante ci mostra. La struttura essenziale dell'oracolo profetico, secondo Westermann e compagni, è composta da due parti, che sono articolate strettamente fra loro. La prima descrive il comportamento umano, quindi è la parte di accusa, di svelamento dell'ingiustizia, ma c'è una seconda parte che annuncia le conseguenze dell'azione malvagia, che viene giudicata, sanzionata da Dio con fermezza, precisione e infallibilità. Gli oracoli profetici sono dunque costruiti così: per 3 crimini di Israele e per 4 io decreto la punizione, perché fanno questo, questo, questo. E allora ecco, io farò affondare il vostro popolo come affonda un carro carico di covoni, e nessuno scamperà a questo giudizio. È questo secondo momento che ci interessa di esplorare. Il lettore della Bibbia è infatti familiare con il linguaggio profetico che minaccia. Minaccia sventure personali, collettive, addirittura catastrofi cosmiche. E tutto ciò va interpretato. Va visto non solo come una giusta punizione per il male perpetrato, va visto non solo come una doverosa manifestazione di bontà, di misericordia verso le vittime dell'ingiustizia. Quando si fa giustizia, si punisce il colpevole e si salva la vittima. Ma ciò va visto soprattutto come un momento rivelatorio, come un gesto parlante rivolto agli stessi colpevoli, perché prendano atto della loro colpevolezza. E dalla sofferenza del castigo traggono una salutare lezione che li induca a capire dov'è lo sbaglio e magari a convertirsi. I profeti quindi, annunciando la punizione, fanno del bene ai loro ascoltatori, e Dio fa del bene quando punisce, perché così rivela il male e così instrada su una possibile via di salvezza. La minaccia prima della catastrofe e l'avverarsi storico del disastro, quindi, a ben vedere, hanno la medesima finalità, quella di attuare la giustizia di Dio, che è perfetto nel suo operare, retto in ogni suo giudizio, come dice Deuteronomio 32.
Da questa giustizia di Dio non può nascere se non il bene. Il profeta dunque rivela al mondo il bene di Dio. La storia non è solo il risultato di forze umane contrastanti, regolato secondo il principio dei corsi e ricorsi storici, magari, dicono alcuni, con il prevalere alla fine delle componenti positive su quelle negative. In questa storia c'è un protagonista invisibile ma potente, che è Dio stesso, che è artefice di una giustizia che va ben al di là della pura retribuzione. E qui il punto che vogliamo sviluppare. Il messaggio dei profeti, quindi, non è fatto solo di due parti, denuncia e sanzione, ma di tre parti, cioè denuncia, sanzione e qualcosa che va al di là della stessa punizione, al di là del sistema punitivo. E questo è uno dei punti nevralgici dell'attestazione profetica, non adeguatamente tematizzato dai commentatori della Bibbia, che credono che tutto è solo sanzione, solo giudizio di Dio, e quindi non trova una parte adeguata nelle sintesi teologiche sul tema della giustizia. Allora, per guidarci un poco in questo punto, vorrei prendere con voi il capitolo 2 di Osea, uno dei testi anche questo molto antico, che integreremo con qualche passo parallelo. Dicevo, questo capitolo secondo di Osea è uno dei testi più antichi e quindi diventa un testo programmatico, una specie di modello per tutta la profezia seguente. E questo testo è diviso in due parti. Nella prima abbiamo la requisitoria profetica rivolta a Israele, paragonato a una donna che ha commesso adulterio e si è prostituita, metafora del tradimento nei confronti del Signore, causa di tutti i mali. In questa parte il profeta però non solo denuncia, ma invita a cambiare vita. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal petto. Prospetta, in caso di persistenza del peccato, una adeguata punizione. I profeti, parlando, quando dicono il male, invitano sempre a cambiare vita. E quindi minacciano che se uno non cambia vita ci saranno delle conseguenze dolorose. Ed è qui che viene rivelato allo stesso colpevole il senso del castigo, che non è affatto vendicativo, ma al contrario una valenza correttiva, medicinale, benefica. Dice infatti Dio, nella Bocca di Osea, a colei che deve togliersi i segni della prostituzione, altrimenti, se tu non ti togli questo, ti sfoglierò tutta nuda. Se tu, peccatrice, non togli via ciò che ti induce al male, lo farò io, così che nella tua nudità tu non possa più continuare nei tuoi messaggi. Questa modalità interpretativa della punizione viene ribadita più volte da questo testo, così da diventare principio di intelligenza degli interventi punitivi di Dio nella storia. Dio non si vende. Ma Dio dice a colei che ha fatto questa affermazione: a me piace seguire i miei amanti. Ebbene, Dio sbarra la strada con spine, con un muro, così che essa non possa più trovare i suoi sentieri di peccato. Poiché la prostituta, in compenso delle sue prestazioni, credeva di ricevere dai suoi amanti pane, acqua, lana e lino, olio ed ogni bevanda, ebbene ecco il Signore la priva di tutto questo. Il Signore la priva e rende il paese un deserto, perché la donna infedele capisce la stoltezza del suo pensare e del suo agire, e quindi sia indotta a ritornare, come dice il testo, ritornerò al mio marito di un tempo, perché allora stavo meglio di adesso. È il meccanismo che è familiare a chi legge il Nuovo Testamento, il meccanismo del figlio
che si è allontanato da casa, cade nel deserto e allora ripensa alla casa del padre dove c'era il pane in abbondanza. Ma la devastazione della terra di Israele, l'umiliazione della persona peccatrice, non sono l'ultima parola del messaggio di Osea. In modo del tutto inaspettato e indeducibile da ciò che precede, il profeta annuncia una seconda parte, un secondo momento. E dice, quel giorno, quello stesso in cui la donna è ridotta come un deserto, come una terra arida, quel giorno di sofferenza sarà un giorno positivo. Perciò, dice il Signore, un perciò che non esprime una deduzione logica, ma piuttosto una penetrazione dell'atto punitivo, perciò io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Non si tratta di un viaggio romantico, in territori favorevoli all'idillio amoroso. Il deserto è e rimane luogo tenebroso e mortifero, ma, e qui sta il prodigio rivelato dalla parola profetica, ciò che appariva un evento puramente negativo, puramente punitivo, diventa una apertura di grazia. Perché? Perché il Signore riesce a raggiungere il cuore. Così che la prostituta ritorni e risponda, ritorni ad essere moglie fedele e quindi la terra possa rifiorire. Là, dice il Signore, là in quel deserto la donna mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza. E io le renderò le sue vigne, e trasformerò la valle di Acor, la valle della maledizione, in porta di speranza. Questo viene dunque rivelato dal profeta. Viene insegnato che il modo di agire del Signore non risponde alla logica del giudizio forense, ma si configura invece secondo il modo di procedere del litigio familiare, dove la persona offesa è ispirata sempre da sentimenti di amore e dal desiderio di ripristinare la relazione con chi ha sbagliato, ma che rimane sempre la donna della giovinezza, il figlio primogenito, il servo amato. In questa procedura familiare, che in ebraico si chiama il riv, opposto al mishpat, che è il giudizio, quindi in questa procedura la punizione è una tappa intermedia, non come in tribunale, dove la sanzione, l'esecuzione della sentenza, conclude l'iter processuale. Nel litigio familiare la punizione è un atto che è solamente intermedio. Oltre la punizione, cosa si è? È il perdono, che rovescia completamente la dinamica relazionale. Osea ne parla a modo suo nel capitolo 2, dove appunto dice che si farà di nuovo un'alleanza con tutto il cielo e con tutta la terra, e io mi fidanzerò di nuovo con Israele nella giustizia, nella fedeltà e nel perdono. In altri passi profetici il motivo del perdono è formalmente enunciato. Nel capitolo primo di Isaia, questi figli ribelli, allevati dal Signore ma che si sono ribellati contro di Lui, il testo termina con questa frase: se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Isaia parla quindi di un perdono che è un miracolo, ciò che rende candida ogni nascita. Il profeta Michea, alla fine del suo libro, dice: quale Dio è come te che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serva ancora per sempre, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Le citazioni potrebbero moltiplicarsi,
Ricordo solo quella di Geremia, il capitolo 31, proprio nell'oracolo della nuova alleanza, questo oracolo termina dicendo: io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più il loro peccato. Ora, quello che è importante sottolineare, questo annuncio deve venire da Dio. Deve essere dichiarato dal Signore come un evento storico, inaudito, meraviglioso, immeritato, sorprendente. Purtroppo il meraviglioso Evangelo della grazia, del perdono portato dal profeta Gesù è stato ridotto da una certa interpretazione a una semplice dottrina di teodicea. Pensando di evidenziare la natura buona di Dio, pensando di sottolineare la superiorità del cristianesimo rispetto alle tradizioni giudaiche e pagane, è stato del perdono un atto automatico, un atto dovuto, una sorta di ovvietà, privando il Padre della sua propria sorgiva libertà, privandolo di quell'atto di misericordia che ha un stupendo valore di giustizia superiore. Detto in breve, nessuno può dire se e quando Dio perdona, se non Dio stesso. Ed egli lo comunica storicamente e puntualmente solo per mezzo dei profeti. Perché? Perché non è affatto vero che Dio perdona sempre e comunque. L'Antico Testamento attesta molti casi dove Dio dice esplicitamente che non perdona. Perché? Perché non sempre la sua disponibilità a riconciliarsi trova da parte del malvagio una accoglienza di questo perdono, perché l'atto del perdono avviene solo quando il Signore lo decide e solo quando il peccatore è nelle condizioni di accogliere in verità questo perdono. Dio solo sa quando ci sono le condizioni per cui il suo perdono sia un atto non pervertito, ma un atto di salvezza. Vorrei citare un brano del profeta Osea, nel capitolo 6, perché si dimentica spesso che nell'Antico Testamento venivano regolarmente predisposti rituali di purificazione, di penitenza, domande di perdono, adattata proprio da Osea in una delle formule di preghiera del capitolo 6. Che dice così: Bente è il maestro della cerimonia che parla, fa l'invitatorio, venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato, egli ci guarirà, ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci darà la vita, il terzo giorno ci farà rialzare. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Sono queste parole che hanno un fondo di verità, sarebbero forse perfino accettabili, in quanto esplicitano una misericordia di Dio sempre disponibile. Eppure il profeta biasima tali esortazioni. Perché? Perché vede, illuminato da Dio, vede che dietro le parole non c'è sincerità, non c'è vero pentimento, né autentica decisione per il bene. E quindi dice: il vostro amore, il vostro preteso amore, è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo, prosegue il testo, li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca. Dice della salvezza, ci ha straziati, ci guarirà, la parola del profeta uccide. Il perdono si realizza dunque solo se vi è un cuore che lo accoglie in verità, facendo di produrre i suoi meravigliosi frutti di vita rinnovata. I profeti dunque insistono sempre sulla necessità di intraprendere un cammino di sincera conversione. Ciò però non significa che il peccatore merita il perdono,
il che Dio paradossalmente si riconcilia solo con chi, pentendosi, ha già dimostrato di essere sulla strada di giustizia. I profeti si rivolgono costantemente a chi ha un cuore pervertito, indocile e ribelle, tardio nel male, un cuore malato, arrogante, abietto. Si rivolgono a coloro che rifiutano di cambiare vita o fingono di farlo. E quindi ecco il miracolo che solo i profeti possono annunciare. Coloro che dovrebbero convertirsi, cioè noi, il mondo, coloro che non riescono a farlo, perché la loro anima è colpita da un male mortale, questi uomini viventi all'esterno ma morti dentro, questi vengono raggiunti dalla parola di Dio che li rigenera. Come ciò avvenga, come ciò sia possibile, come si produca un tale prodigio non c'è dato di sapere. I prodigi, solo i profeti ne parlano e noi non sappiamo come avvengono. Ci dicono i profeti questo miracolo con delle immagini, difficili da capire. Cosa vuol dire infatti che Dio metterà la legge all'interno delle persone? Quelle stesse che hanno rotto l'alleanza. Le scriverà la sua legge sul cuore. Cosa vuol dire che Dio toglierà dal loro petto il cuore di pietra e lo sostituirà con un cuore di carne? Oppure che circonciderà il cuore di ogni israelita, come dice Deuteronomio. Fuori di metafora, possiamo solo dire che il principio sorgivo della libertà umana, la fonte dell'intelligenza, del discernimento, dell'azione amorosa, è resa dalla parola di Dio capace di bene. Ed è questa la perfetta opera di giustizia annunziata dai profeti. È questo il realizzarsi nella storia della vera giustizia divina e la giustizia umana. La realtà di persone, direbbe San Paolo, giustificate, cioè rese giuste, rese capaci di autentica giustizia. Questo è il modo con cui Dio realizza la giustizia sulla terra e lo fa parlando per mezzo dei profeti. I mutamenti istituzionali, il perfezionamento delle strutture sociali e perfino i risultati di pace, prosperità e progresso sono solo secondari, sono le conseguenze dell'avvento di persone che incarnano in parole e gesti la realtà della giustizia divina. Persone come i profeti, persone come Gesù Cristo. E quando questo prodigio si realizza, non perché noi siamo battezzati, questo prodigio si realizza quando delle persone, sapendolo o non sapendolo, essendone consapevoli o meno, quando queste persone fanno un'opera di giustizia. Perché là dove il cuore umano si apre ad un atto di vera bontà, là noi vi riconosciamo l'evento con cui Dio fa avvenire la sua giustizia sulla terra. Termino il mio discorso. Tutto questo ha dei caratteri misteriosi. Si dispiega nel segreto delle coscienze. In questo i profeti parlano della effusione dello Spirito sulla carne umana malata.